Siamo arrivati a Natale, ormai ci siamo, mancano pochi giorni e è stato un anno impegnativo, sicuramente per quello che è il nostro periodo storico, inutile negarlo. E è stato un anno impegnativo, per quanto mi riguarda è stato un anno che invece mi ha dato moltissimo, così come anche l'anno scorso, ho ricevuto veramente tanto, principalmente grazie proprio al progetto Tomorrow Devs che mi ha dato tantissimo sotto tanti aspetti. Sicuramente in primis relazionarmi con tante persone mi ha dato l'opportunità di conoscere meglio, di imparare meglio a relazionarmi con gli altri, a capire le persone, a capire come aiutare le persone. Ho imparato tanto anche dal punto di vista tecnico, perché comunque anche gli altri mentor che sono all'interno della community mi aiutano a imparare cose nuove. E anche dal punto di vista economico, indubbiamente, essendo un progetto a pagamento, sicuramente mi ha dato tanto. Dove voglio arrivare con questo discorso? Che nella vita è giusto, nel momento in cui si riceve tanto da qualcuno, da qualcosa, o da una comunità, restituire in parte quello che si è ricevuto, fare la propria parte, dare il proprio contributo a migliorare anche il mondo, perché non è giusto accumulare tutto questo, non dico benessere, però tutte queste cose positive e tenerle per sé. Risulterebbe un atteggiamento un po' egoista da un certo punto di vista, mentre invece è giusto che quando si ricevono tutte queste caratteristiche positive, questo venga restituito in parte indietro. Questi ultimi 2 anni ci hanno fatto capire tante cose, probabilmente anche nascoste, non dette. Si sono create delle situazioni non particolarmente positive a livello di società, a livello di civiltà anche. E da questo punto di vista, le persone che sono più fortunate probabilmente dovrebbero fare delle mosse per poter far credere che c'è realmente un futuro fatto in modo che può essere fatto in un modo diverso, in modo migliore. E che si possa creare una civiltà, una società diversa. Voglio fare qualcosa di concreto per fare la mia parte per migliorare la società che ci circonda. Ho quindi deciso di strutturare un'attività di beneficenza legata a Tomorrow Devs. Come funzionerà questa attività di beneficenza? Da qui fino a Natale e anche qualche giorno dopo, visto che sono ovviamente come sempre arrivato all'ultimo momento, attiverò un coupon che potete trovare sotto al video che vi permetterà di acquistare o regalare un abbonamento a Tomorrow Devs. L'intero ricavato di chi utilizzerà quel coupon, l'intero ricavato del primo mese di abbonamento utilizzato con quel coupon verrà interamente devoluto in beneficenza. Quindi potete regalare questo abbonamento a voi stessi, se volete fare un investimento su voi stessi, a persone a voi care, se siete in ritardo con i regali di Natale, se avete ricevuto magari dei soldi per Natale, avete deciso di investirli. Ecco, sappiate che se decidete di mettere questi soldi e investirli per voi stessi o per qualcun altro su Tomorrow Devs, un progetto di formazione Tomorrow Devs, ecco, questi soldi, il primo mese di abbonamento verrà interamente devoluto in beneficenza. E questo ve lo poi mostrerò attraverso un altro video che farò tra qualche periodo, spero tra un paio di mesi, dove mostrerò dove avrò Dove, a, a chi avrò devoluto, avremo devoluto questi soldi. Noi chiaramente abbiamo già delle idee sulle associazioni a cui vorremmo devolvere questi soldi. Se però avete delle idee, particolari, cioè se volete suggerire anche qualche progetto che volete finanziare attraverso questa attività di beneficenza, scrivetelo anche questo sotto nei commenti.
Noi, come Tomorrowdev, vorremmo finanziare prevalentemente un'associazione che ha come scopo quello di andare a permettere di dare un'educazione a bambini che vivono in luoghi anche non fortunati come il nostro, e quindi ha come scopo quello di progettare scuole dove non esistono, dare percorsi di formazione, strumenti e via dicendo a bambini meno fortunati. Però chiaramente, se avete consigli, metteteli in descrizione. Ultima cosa che voglio dire, chiaramente, per chi magari non conoscesse il progetto di Tomorrow Devs, che vi voglio descrivere in due brevi parole, anche se vedete su questo canale centinaia di video che qualche video che vi spiega come funziona. Tomorrow Devs è sostanzialmente un progetto di formazione un po' diverso dal solito, perché diversamente a magari altre realtà non vedete non è un progetto che ha una fine, non è un progetto che ha anche delle tecnologie che sono standard e che vengono imparate di tutti. È un progetto di mentorship, quindi in cui ci sono persone che hanno a cuore l'evoluzione della persona, in cui chiunque, anche chi parte da zero, ma anche e soprattutto persone che vogliono fare upskill, possono trovare un percorso adatto a loro, perché questo percorso viene stabilito insieme a dei mentor che cercano di definire quelle che sono le competenze, sia tecniche che soprattutto non tecniche, che devono essere acquisite per poter raggiungere un risultato. Questo risultato può essere conoscere le basi della programmazione, può essere fare un approfondimento o fare upskill nel mondo del front-end development, back-end development, qualsiasi campo, perché la programmazione non è solo campo web, ma soprattutto lo scopo è quello di fare imparare bene, 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 bene la programmazione. Non ci importa particolarmente di far raggiungere risultati in un certo tempo in maniera sommaria, preferiamo che le persone imparino molto bene i fondamenti e che possano acquisire tutta una serie di skills non tecniche, come per esempio la capacità di lavorare in team, la capacità di imparare in modo autonomo, la capacità di risolvere problemi, che poi saranno di fondamentale utilizzo nel mondo lavorativo. Quindi il tutto ha un focus poi nel mettere bene le basi, sia tecniche che non tecniche, che servono realmente nel mondo del lavoro. Quindi vi ho spiegato anche brevemente cos'è il progetto. Niente, quindi spero che questo gesto vi faccia piacere, che possa in qualche modo invogliarvi anche a scoprire come funziona il nostro progetto, e sapendo che un investimento su voi stessi fatto adesso farà del bene a qualcun altro. Ed è una cosa che secondo me è molto molto importante. Quindi io vi saluto, vi auguro buon Natale, vi auguro di passare delle serene feste con la vostra famiglia, che siano le migliori che possiate passare, e spero che quello che avremo davanti sia meglio di quello che abbiamo appena passato. Vi saluto, ancora buon Natale e ci vediamo presto. Ciao!